Buonasera, ben ritrovati al telegiornale. La Valtaro è di nuovo in lutto, è mancato dopo aver lottato in rianimazione al Maggiore di Parma per 3 giorni. Andrea Giuseppe Bisagni di Compiano aveva 36 anni, lascia la moglie e 2 figli in tenera età. Un'altra giovane vita valtarese interrotta in un altro tragico incidente stradale. Non ce l'ha fatta Andrea Giuseppe Bisagni, il 36enne di Compiano, rimasto coinvolto domenica mattina nell'incidente a Citerna Taro mentre si recava al lavoro a Parma. L'uomo era stato trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore con l'elisoccorso, per 3 giorni ricoverato in rianimazione, dove ieri ha smesso di lottare. Troppo gravi traumi riportati in un violento impatto avvenuto tra la sua auto, una Fiat Punto, e un altro mezzo. Andrea aveva già subito 2 interventi chirurgici con i quali i medici erano riusciti a stabilizzare il suo quadro clinico. Ieri mattina avrebbe dovuto essere sottoposto ad un terzo intervento, ma in sala operatoria il suo cuore ha smesso di battere. L'uomo era molto conosciuto in zona, educatore di comunità, era nato a Torino il 7 maggio del 1981. Il padre, originario di queste zone, gli aveva trasmesso l'amore per la Valtaro ed una volta terminate le scuole superiori aveva deciso di trasferirsi qui, dove aveva subito conosciuto quello che poi sarebbe diventata sua moglie, Greta. Aveva acquistato una casa che aveva ristrutturato e si era da subito ben inserito. Attivo e sempre disponibile, aveva collaborato nella realizzazione di diverse manifestazioni, non solo a Compiano, ma anche a Tarsogno, dove lo ricordano come persona buona e generosa. La notizia della sua morte ha gettato nell'incredulità e nello sconforto tutti gli abitanti del piccolo borgo. Andrea, oltre alla moglie Greta e ai genitori, lascia 2 figli piccoli di 6 e 3 anni. Salvataggio in piena regola ieri a Borgotaro di un gattino di pochi mesi finito in una sorta di tubo rosso interrato, lasciato aperto, largo circa 30 cm e profondo 2 metri. Un tubo rosso interrato di circa 30 cm aperto e non protetto. Parte da qui la storia di un gattino di pochi mesi che nel tubo vi cade dentro. Piange, ma nessuno lo sente per ore, finché non tornano a casa i bambini che sin dalla sua nascita e quella dei suoi 3 fratellini si sono presi cura di loro. Anche se i Mici una famiglia ce l'hanno, ma si sa, da sempre bambini e gattini è un bel binomio, giocano e crescono insieme. E sono proprio loro a scoprire che uno dei gatti è scomparso. Anche mamma Micia lo cerca disperata miagolando in continuazione. E così parte la ricerca. Siamo a Borgotaro, quasi nel centro del paese, l'intera via si mobilita, finché il proprietario, non volendo arrendersi alla sua scomparsa, attratto da un flebile lamento, si accorge del tubo completamente sommerso dall'erba alta. Si affaccia e vede il gattino stremato, che non riesce più ad aggrapparsi a nulla, immerso nel fango. Si calano cordine con dei pannetti attaccati, con delle asole scorsoie, sperando nella fortuna. Dopo 2 ore di pazienti prove sotto il sole, viene agganciato nel torace ed estratto, pulito dalla sporcizia del tombino, rifocillato e coccolato da tutti. Una storia a lieto fine che lascia però negli abitanti della zona aperti degli interrogativi. In primis, cosa ci fa un tombino aperto e non protetto, profondo quasi 2 metri vicino a case abitate con bambini che giocano poco distanti? Ad Albareto è scattato dallo scorso martedì il divieto di utilizzo dell'acqua potabile distribuita dall'acquedotto comunale per riempimento di piscine, lavaggio veicoli, uso improprio per giochi d'acqua, innaffiamento di terreni, uso diverso da quello domestico ad esclusivo uso individuale. Sono esclusi dal divieto gli orti, i giardini, i parchi, i vivai e le piantagioni costituenti attività produttive. È consentito l'innaffiamento di orti, giardini, parchi, vivai, fiori e piantagioni di proprietà privata non produttiva per massimo 1 ora al giorno, dalle 6 alle 9 e dalle 21 alle 24. Il sindaco Davide Riccoboni invita la cittadinanza a porre in essere un più razionale e corretto uso dell'acqua per gli scopi consentiti, limitandolo alle effettive necessità umane del comparto produttivo al fine di evitare inutili sprechi nell'interesse pubblico e privato, affinché il patrimonio idrico nell'attuale fase di emergenza non vada disperso, quale bene di tutta la cittadinanza.
qualora la situazione relativa alla disponibilità idrica nel corso dell'estate dovesse aggravarsi, l'amministrazione potrà estendere il divieto di prelievo di acqua potabile dalla rete idrica anche ad altri usi extradomestici per tutte le fasce orarie della giornata. Le violazioni delle disposizioni di questa ordinanza saranno perseguite a norma di legge con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da 25 a 500 euro. Il nuovo parroco delle comunità che fanno capo a Tornolo, Don Ferdinando Cherubin, farà il suo ingresso domenica prossima alle ore 10 presso il santuario della Madonna di San Marco, dove si terrà la celebrazione di accoglienza. La scelta di Don Cherubin sarà illustrata dal vicario generale della diocesi, Don Luigi Chiesa, in un incontro previsto per questa sera alle 20:30 presso il seminario di Bedonia. E restiamo in seminario, dove verrà presentata Storie di migranti di ieri e di oggi, di qua e di là dal mare, letture e canti a cura del gruppo L'Incantevole Aprile. L'incontro è fissato per sabato 24 a partire dalle ore 16, ovviamente siete tutti invitati. Sono stati 11 bambini che domenica scorsa per la prima volta hanno ricevuto a Bedonia la comunione. Il paese come sempre li ha festeggiati con la bellissima infiorata del Corpus Domini per le vie del paese. Oggi, solennità del Corpus Domini, abbiamo celebrato la prima comunione dei nostri bambini di qui di Bedonia, e con il rammarico che rispetto all'anno scorso si sono dimezzati, quest'anno erano solo 11, però andiamo avanti, il prossimo anno saranno un po' di più, recuperiamo qualcosa. In tutti i casi i nostri bambini sono stati preparati durante tutto l'anno catechistico a capire cos'è la comunione, accogliere la vita di Gesù, la vita che è di Dio nella nostra piccolezza, nella nostra fragilità, nella nostra finitudine. E quindi si sono preparati e hanno partecipato in modo del tutto consono a questo grande incontro, a questo momento così importante. Anche l'assemblea in chiesa, dei parenti, dei nonni hanno rispettato il momento religioso, quindi hanno lasciato vivere i bambini questo momento dell'incontro con il Signore senza distrarli, senza muoversi, sono stati veramente esemplari. Ecco, la comunione, nella comunione noi riceviamo un dono, il dono la vita di Gesù. Gesù che dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue avrà la vita. In altre parole vuol dire che noi dobbiamo accogliere Lui con la vita che ci dona, e questa vita è destinata alla vita eterna. Quindi Gesù con i sacramenti, in particolare l'Eucaristia, davvero ci dona la vita per l'eternità. E poi ci fa un altro dono, quello di essere una grande famiglia, quella della Chiesa, fratelli e sorelle che si amano e si vogliono bene proprio nel nome di Gesù. E questa è una grande ricchezza per tutti noi. Non abbiamo soltanto i genitori, i fratelli, le sorelle, gli amici, abbiamo tutta la comunità, e tutta la comunità deve aiutarsi, ogni persona deve aiutare chi ha bisogno proprio nel nome di questa unica famiglia che siamo noi, la Chiesa di Gesù. E quindi è un duplice dono, la vita eterna e la vita già adesso vissuta nella comunione, nell'amore, nella carità. È un piccolo anticipo di paradiso.
domenica presso la chiesa parrocchiale di Porcigatone si terrà l'annuale festa del patrono San Pietro Apostolo, un'occasione di fede e di incontro per rinsaldare il senso di comunità sia dei residenti che di coloro che hanno qui le loro origini. Il programma prevede alle 15 la celebrazione della messa animata dai canti del coro di Brunelli, seguirà la processione con la presenza del corpo bandistico borgotarese e la benedizione dei bambini. Al termine il gruppo promotore, in collaborazione con le famiglie del luogo, offrirà alcune specialità locali. Dietro l'altare maggiore della chiesa è collocata la famosa crocifissione del Lanfranco, un autentico capolavoro dell'arte barocca del 600 che si potrà ammirare. L'invito è esteso anche alle comunità dei dintorni che già da tempo partecipano alle iniziative promosse dall'unità pastorale di Borgotaro. Ancora nessuna notizia del setter femmina con microchip di taglia piccola, colore bianco e nero, scappata sabato scorso in zona Valvona nel comune di Borgotaro. Chi avesse notizie utili al suo ritrovamento può contattare il 335 6385 361. A Collecchio hanno deviato il traffico per la statale per permettere di raggiungere la piazza di Ozzano per assistere alla serata fashion, la cui seconda edizione ha sorpreso tutti, anche gli organizzatori. Vogliamo trasmettere l'energia di questo splendido paese che vuole mantenere vivo lo spirito di comunità e di punto d'incontro per tutti quanti. La seconda edizione della festa Fashion Saturday Night di Ozzano Taro ha sorpreso tutti, anche gli stessi organizzatori. L'aver deviato la statale della Cise per ritrovarsi nella propria piazza senza auto tra i piedi è un fatto storico, mai successo a memoria d'uomo. La serata è stato un divertimento per tutti, con gioco per i bambini, street food, balletti, sfilate di moda e soprattutto un inedito vintage di abiti da sposa. Sentiamo le artefici, sono Elisa Colla, Ivana Fredianelli, Elisa Turni, per acconciatura, collezione e make-up. Allora, l'idea nasce l'anno scorso, un po' per scherzo, perché non facciamo una sfilata? Niente, io ho colto la palla al balzo e quest'anno abbiamo voluto aumentare la potenzialità di questo evento coinvolgendo tutte le attività commerciali di Ozzano Taro. Il clou è stata una sfilata speciale di quelle da non perdere assolutamente, con ben 22 meravigliosi abiti da sposa made in Ozzano Taro. Un viaggio nel tempo dagli anni 1959 al 2007, abiti rispolverati dal proprio armadio dei ricordi e prestati dalle proprietarie per l'evento e per alcune di loro anche indossati nuovamente per l'occasione. E per qualche modello forse una prova generale e una nuova idea glamour, l'indossare l'abito da sposa della propria madre. Perché no? Io ho truccato circa 22 ragazze di tutte le età. Sono state bravissime, molto disponibili, è stato un duro lavoro, di grande però soddisfazione. Abbiamo collaborato molto bene, eravamo nei tempi giustissimi. Perfetto, le ragazze erano molto belle. Molto belle. E insomma, noi abbiamo fatto quella che è la parte un po' più scenica, sì. Però c'è da ringraziare tutte le persone che si sono occupate di quello che a volte si dà per scontato, come gli allestimenti, l'illuminazione, la pulizia delle strade, che sono cose che non si vedono, ma che si fanno. Una grande collaborazione veramente con tutti, tanta comunicazione, tanto impegno e tanta soddisfazione. I vestiti, nonostante avessero vari anni, diverse epoche, li hanno indossati veramente bene, proprio sembravano usciti ieri dall'atelier di spose e erano veramente molto carini, eleganti, e immagino deve essere stata anche un'emozione sia per loro che anche per i genitori, perché erano tutte ragazze, quasi tutte molto giovani, non sposate, e quindi mi immagino anche l'emozione, quasi come quando si va a provare l'abito da sposa, insomma, quando un elegante poi non passa mai di moda. Dopo i dovuti ringraziamenti per questa singolare e bellissima serata, non azzardiamo nessuna ipotesi per le idee della terza edizione. E dovremmo anche ringraziare il comune di Collecchio
che ci ha dato il patrocinio, e anche Ascom che ci ha aiutato in tutto quello che sono stati i permessi e le cose burocratiche. E comunque un grazie enorme a tutta la comunità di Ozzano, cioè avete ripagato veramente gli sforzi fatti per la realizzazione di questa festa. Pagina sportiva dedicata al volley. Ha preso il via domenica a Bedogna il camp volley dell'ex pallavolista azzurra Maurizia Cacciatori. Nella sala convegni del seminario si è svolta la cerimonia di presentazione e di apertura. Stavo un sogno all'inizio, tutto questo si è realizzato grazie a Nicola che è qui di fianco a me. È venuto su con Giulia, che è tra l'altro moglie responsabile del camp, e subito si sono innamorati di Bedogna perché non potevano fare altro, e da lì abbiamo incominciato a pianificare questo camp. Dunque, partendo da settembre 2016, raccogliamo oggi frutti. Grande soddisfazione come amministrazione comunale, e soprattutto mi preme ringraziare che se tutto questo si è reso possibile per la collaborazione tra il comune e la Pallavolo Bedogna, perché tutto questo è nato da lì. Il camp di quest'anno è un camp che ha un fascino incredibile. Questo posto a me e a Maurizio ci ha colpito subito, penso che sia la location ideale per fare queste attività, un clima perfetto. Abbiamo creato qui nel seminario due campi, uno da beach e uno da green, uno più bello dell'altro. Le strutture sono stupende, una bellissima piscina. Io mi sono rimasto subito affascinato da questo posto. Penso che sia una bella opportunità anche per il territorio. Maurizio Cacciatori è una delle pallavoliste più importanti del mondo. Credo che sia una grande cosa anche per loro averla qui. Sicuramente cambia, abbiamo sempre fatto questi camp nelle zone di mare. È il primo anno che ci spostiamo, diciamo, in semi montagna, collina, montagna, però è un posto che io consiglio a tutti di venire a visitare. Anche i genitori che vengono, che sono stati qui, che sono arrivati oggi pomeriggio, mi hanno detto che sicuramente è la location più bella da quando abbiamo cominciato i nostri camp. Location completamente differente dalla provincia di Massa Carrara a quella di Parma. Siamo qui a Bedogna e sono molto emozionata perché davvero è tutto nuovo, tutto con grande entusiasmo, quindi un sacco di ragazzine. Ogni anno è un'esperienza che ci rafforza a tutti, dallo staff alle bimbe che faranno parte del camp, motivo di grande orgoglio. Sono felice, è partito il camp di Maurizio Cacciatori, quindi mi auto faccio un in bocca al lupo e sono molto contenta. Diciamo che gli ultimi due giorni, perché le bimbe sono tante, mi dedico per il vario ruolo a ogni domanda, ogni perplessità, perché mettere insieme le centrali o mettere insieme le pallavoliste o le palleggiatrici o le schiacciatrici, ognuno ha delle tematiche da dare in più o dei dubbi che hanno magari insieme, e quindi parlandone insieme, sviluppandole insieme, si possono trovare delle soluzioni magari più concrete. Credo che sia una cosa molto importante, perché al di là di quello che poi si va a imparare nel camp, è il fatto di saper comunicare, è il fatto di saper chiedere aiuto in qualcosa che magari non conosciamo bene. Quindi le bimbe all'inizio sono un pochino impaurite, e a fine camp invece viene fuori di tutto, anche perché poi le serate sono molto divertenti. Io parto già senza voce, quindi non voglio immaginare come finiranno queste due settimane, però sono molto felice perché amo questo camp, che ormai ha diversi anni, e quindi ci do anima e passione insieme a tutto lo staff. Domani, venerdì 23 giugno, sereno o poco nuvoloso. Durante il pomeriggio si potranno verificare isolati rovesci sparsi. Le temperature in ulteriore aumento, le minime tra 20 e 25 gradi, le massime intorno ai 35 gradi, venti deboli variabili. I programmi di questa sera iniziano alle 20.35 con Driver TV, alle 21.25 Viviamo il Comune, alle 22 il TG, e a seguire Ballo che sballo in TV. Per oggi è tutto, mi fermo qui e vi ringrazio come sempre per l'ascolto. A domani.